La Delphes Savelino compie l'impresa e viola il Palamacchia, casa della PL Livorno, con il punteggio di 72-70, conquistando la finale dove affronterà la Faboeros Montecatini. La squadra di Coach Crotti gioca una partita solida sulla falsa riga di quando aveva fatto nelle due gare precedenti al Pala del Mauro. Pur tirando male dalla lunga distanza, 5 su 21, gli uomini in bianco-verde restano in gara con la difesa con la sapida gestione dei possessi. Burini gestisce al meglio il ritmo, giocando una palla a canestro controllata che mette in difficoltà Livorno sin dall'inizio. Il primo quarto è tutto di marca velinese, che chiude avanti 14-11. Il secondo periodo vede la PL svegliarsi e Chiarini che tenta di dare la scossa portando sul 25-21 i suoi. Avellino non si scompone e, pur chiudendo sotto 31-28 la prima metà di gara, nella ripresa cambia marcia. Una bomba di Verazzo spinge i biancoverdi sul 46-37. Livorno alle corde, replica con le giocate individuali di Rubini e Loschi, chiudendo avanti il quarto 56-52. Avellino, da grande squadra, non si scompone ed infatti nell'ultimo quarto gioca una pallacanestro non solo qualitativa, ma dimostrando grande forza di nervi. Verazzo e Bortolin salgono in cattedra, Livorno è frenetica e pasticcia, Avellino ne approfitta con merito e vola in finale. La Delphes si è imposta a Livorno, mentre la Faboeros Montecatini ha sbancato Ruvo di Puglia con il punteggio finale di 81-93. Proprio Montecatini sarà la sfidante in finale dei Lupi, che partiranno con lo svantaggio del fattore campo in gara 1, che si giocherà domenica 2 giugno. Le date delle finali sono in programma, appunto, domenica, martedì 4, venerdì 7, domenica 9 e mercoledì 12 giugno. Restando alla sfida del Palamacchia, al termine del match il tecnico Alessandro Cotti ha fatto il punto. E siamo contentissimi chiaramente per il livello del gioco che abbiamo espresso in queste tre partite, sapendo che sarebbe stata un'impresa clamorosa, e ci siamo riusciti, perché rimontare Livorno dal 2-0 penso che sia una cosa tutt'altro che facile. Complimenti a tutti i giocatori per questa finale. Adesso chiaramente stacchiamo la spina per mezza giornata e poi ci rituffieremo, perché già domenica ci sarà la finale contro Aarons. Complimenti a Livorno, pubblico, ripeto, clamoroso, ha dato una spinta, penso, alla squadra eccezionale. Noi siamo stati bravi a stare nella partita anche nei momenti difficili, dove Livorno ci ha breccati più volte senza scomporci, e questo è un segno di grande maturità che ci siamo costruiti forse nelle sconfitte. E un ringraziamento allo staff, chiaramente non è chiaramente un punto di arrivo questa finale, vuole essere giocata al 100%, però è un traguardo che forse a dicembre, quando eravamo quartultimi prima della pausa di Natale, prima della partita con Gema, da quartultimi magari nessuno ci avrebbe creduto, invece